Siamo qui oggi con Renato Grilli, attore, poeta, con numerosissime esperienze alle spalle. E la cui storia è molto particolare. È nato in Abruzzo, ha studiato a Pescara, a Bologna, e si è spostato lungo numerosissime città italiane grazie a varie compagnie teatrali con le quali ha lavorato. Ecco, quindi dopo tutto questo peregrinare, come mai cocumula nel cuore del Salento? Appunto, arriviamo a Cocumola, io e la mia compagna, perché secondo me condividiamo, non è solo nostra, una natura nomade, nomade per scelta, per qualche necessità magari anche, però questo ci tiene vicini, lei ha viaggiato più di me, quando così abbiamo deciso di abbandonare Bologna, che era stata nostra per tanti, tanti anni, abbiamo scelto il Salento perché ci sembrava che qui ci fosse un fermento culturale interessantissimo. I rapporti personali con i salentini, mi piace dire che al Salento paesaggio corrisponde un mio personale paesaggio umano che mi ha conquistato. E quindi troviamo questa casettina che è abbastanza appartata per i nostri gusti, Molto. piccolina, ma in cui ci troviamo molto bene e possiamo qui fare una quantità di cose che in città ci sembrava fossero diventate più complicate. Cocumola, oltretutto, un luogo poetico per eccellenza, c'è una poesia di Vittorio Bodini che si intitola Cocumola, la descrizione di una sua sfera paesana, Questa mi curiosa. mancava. Bene, Cocumola è, dice Bodini, avere le mani sporche di farina. Quest'idea delle massaie con la massa, quindi acqua, farina. Sì, col passato che torna, no? La storia che Questo viene portata fino a noi attraverso questi componenti, che è importante, una particolare importantissimo, secondo quindi nomadi per scelta e come teatrante per vocazione, perché sono dell'essere più mobili, fa parte dell'attore, del teatro. Quello sì, tutto dopo aver chiuso una parentesi importantissima a Bologna, dove ti sei formato anche dal punto di vista, come dire, culturale. Tanto è vero, hai frequentato il DAMS di Bologna dal 1970 al 1972, anche tra l'altro col massimo dei voti, 110 e lode, un voto. E cosa ti ha lasciato quella formazione in particolare? È un po' la storia di uno che parte dal sud, perché in qualche modo anche l'Abruzzo, la formazione classica, per carità, che avevo avuto al liceo, mi mettono in una discreta condizione. Io giungo a Bologna al DAMS che, venendo gli altri da altre facoltà, mi fa sentire che la mia formazione è stata buona. Ma a quel punto iniziano i guai, perché la mia formazione è univoca, per così dire, è umanistica. E lì si lavorava invece all'idea di cominciare ad avvicinare discipline umanistiche di vario tipo, ma anche discipline di altro tipo. Cioè quello di dare un fondamento a quelli che finora erano stati studi settoriali su arte, su musica, su teatro e spettacolo. In seguito verranno le comunicazioni di massa, che è stato un Bologna. Insomma, tutto si muoveva attorno alla figura di Umberto Eco, che era in sé formativo, perché le sue lezioni erano delle lezioni insieme di filosofia e di teatro, la sua capacità di articolare la presentazione di un concetto dal vivo erano straordinarie le sue. Quindi voglio dire che non è solo quello, io alla fine sono stato all'università più di 10 anni, perché in quegli anni Bologna era una città così viva, piena di interessanti esperienze che si potevano fare, che io che poi dovevo mantenermi a scuola, ho potuto conoscere a Bologna una qualità di vita civile che per me era inimmaginabile nei posti in cui venivo e in cui in certo senso a volte ti ritrovi. Non che tutto fosse perfetto, però di certo formativo è stata l'università, gli esami e gli studi necessari, ma anche un clima dentro cui sentivi, pur venendo Una da dove bolognese venivi, molto che potevi particolare e servire, che molto potevi svolgere un singolare, sì. ruolo e questo accogliente, vero, non accogliente, poi ti metto in un angolo, questo entrare in un meccanismo che tanti altri condividevano è un po' un accesso al moderno, se vuoi, no? Sentirti parte di una macchina, con tutti i suoi limiti, eccetera. Quindi in qualche modo tornare
ecco, cumula, torno alla prima domanda, è stato, come dice Franco Arminio, uno spolverarsi via la modernità, no? Certi aspetti della modernità che avevi capito, e poi stanno tanti romanzi, sì, tanti libri. Ma tra l'altro il tuo girare per l'Italia e conoscere più realtà ti ha portato anche a grosse collaborazioni, tra cui quella con Federico Fellini nel 1985 nel film Giuseppe e Fred, in cui hai interpretato Kafka. Come è stato questo incontro con Fellini e il lavorare in quest'ambito diverso da quello in cui ti muovi abitualmente? Uno, esaltante, vederla proprio Cinecittà, percorrerla a piedi, esaltante. La macchina cinematografica è straordinariamente complessa, ma straordinariamente affascinante. Come tutti sanno, fare l'attore vuol dire stare lì, aspettare che si chiama, ed è un lavoro mio anche di sapersi gestire. Il gufo fu un incontro con Fellini, io entrai in questa lunga sequenza di provini per sosia, di qualunque tipo, io entrai e lui mi disse, mentre intanto faceva altre cose, di chi sei sosia tu? Il maestro, mi riconosce o non se ne fa niente, ero davvero pronto, teatrale, così, però ad uscirmene, perché avevo il cappottino giusto, me l'ho fatto i capelli giusti, la parrucchia non potevano riconoscere, mi guarda e mi dice, Kafka? E sì, Franz, Praghese. Allora fategli il contratto. Finì lì il nostro rapporto, non fu così, non portai lì una parte di Kafka. Nel film, tra l'altro, inventai una sorta di Kafka perplesso e muto, quindi non dico una parola in tutto il film, però secondo me Kafka sarebbe stato perplesso, magari ironico. Una volta mi vide ridere Fellini e mi disse, no, Kafka non rideva mai, ebbi l'ardire di dirgli, veramente questo non è vero, Kafka rideva, si sa, quando leggeva la metaforia degli amici, sogghignà. Ti dico, se fece un gelo in tutta la sala, qualcuno non mi sa così mentire. Il maestro. Questo nuovo progetto su cui stai lavorando, su Salvatore Toma... Intanto lì devo ringraziare molti amici che mi hanno invitato a misurarmi con questa cosa. E quindi mi hanno concesso di fare il punto un po', una mia lunga abitudine di lettura di Toma, che ritengo questo più complesso anzi di quello che si tende a dire. E sarà, sai, una scelta molto personale, lui ha scritto tanto come scrittori poeti. E in qualche modo quello che vorrei dire è che io ho scelto queste, delle dote, no? Provo a darvele e cercherò di dirvi cosa mi ha toccato in quelle per vedere se a modo vostro toccheranno anche voi, cioè sarà una lettura che vi può colpire, sorprendere, associare a qualcosa. Ma il lavoro, sai, lo fa sempre l'ascoltatore. Un attore, un teatrante che ha studiato anche comunicazione dal vivo sa che lui lancia messaggi o che l'altro a decifrare quei messaggi a modo suo. E con quello spettacolo sarai quindi a maggio il 19 maggio. Al museo. No, è un'esperienza interessante, sono 30 anni dalla morte, ma questo poeta, che io sappia, è l'unico che si è misurato con la lingua italiana costantemente. Cioè, sì, ho letto diverse cose, su, mi sono accorto di un certo di un variare continuamente. Sì, guarda, se dovessi indicare in lui, vuol dire, le poesie che gli piacevano, starei tra Leopardi, che lui adora e si vede da come scrive, e i lirici greci. Perché i lirici greci? Per una visione, si direbbe panteistica, in cui lui è capace, come ancora il giapponese, di cogliere l'attimo presente, mentre il vento, mentre l'aria, mentre l'uccello, un modo quasi pittorico di raccontare in un italiano che è insieme colloquiale o no, cioè giocato nei suoi vari registri, e trovo interessante anche per un attore, cioè quasi che tutti i poeti scrivono per la pagina, ma lui si sente come anche un venire fuori di una voce, come si possa dire, che sarebbe bello poterci... E allora io sto lavorando su quell'idea. Ringraziamo Renato Grilli e sicuramente lo seguiremo nel corso delle sue evoluzioni. Grazie.